Il Pescara si conferma in crescita, ma soprattutto ha ritrovato una sua dignità. Quanto questo potrà bastare per fare strada nei playoff oggi non è dato saperlo. Del resto nessuno si aspetta nulla. Magari sul piano psicologico può aiutare una squadra che nei prossimi spareggi non avrà nulla da perdere. Intanto però si parte da una certezza: il Pescara sa stare in campo, occupa in modo razionale gli spazi, è ordinato e compatto, subisce poco o nulla, tradotto in numeri una sola rete nelle ultime quattro partite, ma è successo nel corso della stagione. I biancazzurri c'erano andati vicini nelle prime quattro giornate del girone di ritorno, subendo due gol, uno contro il Perugia all'Adriatico e uno ad Arezzo. Insomma, sotto questo profilo progressi confermati. È chiaro che bisogna migliorare negli ultimi 30 metri e accompagnare di più l'azione con terzini e centrocampisti. Sicuramente quello di Olbia non sarà stato un test probante o attendibile. I sardi di fatto retrocessi sono rimasti in 10 dopo appena 22 minuti, ma la vittoria, ovvero quello che si chiedeva alla vigilia, è stata centrata. È piaciuta la tenuta mentale d'inizio partita, quando l'Olbia ha pressato in modo insistente. Ebbene, in tempi recenti il Pescara avrebbe subito gol, e invece questo non è accaduto. Dunque miglioramenti graduali e costanti che certo non devono illudere, ma oggi rispetto a ieri affiora un pizzico di ottimismo in più.